Buongiorno ragazze, benvenute in un nuovo vlog. Io mi sono appunto, come vedete, alzata e sto appunto facendo colazione. Oggi andrò semplicemente di infuso e di qualche gocciola. Ho già però, non vi ho ripreso, attaccato la lavatrice, una lavatrice del bucato, nel senso dell'asciugamani e lenzuola. Perché ieri mi sono fatta la lavatrice, insomma, generica dei panni, e col fatto che c'era un bel venticello, un bel sole, sono già asciutti, fantastico. Quindi dopo li vado a ritirare lì per lo stendino, così nel frattempo ho messo appunto a fare questa nuova lavatrice, così mi elimino appunto i panni di mezzo. Oggi sinceramente non so che cosa andremo a fare. E non era neanche previsto, insomma, questo inizio vlog, anche perché sennò avrei iniziato riprendendovi magari, ecco, anche la lavatrice, però ho detto vabbè, vloghiamo un pochino. Ieri mi è preso un po' a male, no, cioè nel senso non mi è preso proprio a male. A sera stavo cenando, ho sentito proprio un senso di angoscia. Non so quando vi prende proprio qua al centro, non so se è mai capitato anche a voi, a prescindere insomma da questa situazione, però mi ha preso proprio questo senso di angoscia e quindi boh, sarà che le giornate stanno praticamente diventando sempre uguali e dopo un mese e mezzo è dura, ma lo sarà per tutti voi naturalmente. Però magari io mi sto sempre più rendendo conto, ecco, di quanto, non so, mi sveglio, faccio colazione, mi alleno, rassettata a casa, pomeriggio sul divano, monto un video, guardo una serie TV, e poi eccola che è ora di fare cena, si prepara, si mangia, divano, mi addormento sul divano, letto, cioè nel senso è. Questa cosa per quanto all'inizio poteva essere carino, perché uno magari purtroppo nella quotidianità non riesci a viverti appieno la tua casa, quindi se all'inizio era sicuramente bello, dopo comincia un po' a livello psicologico, comincia un pochino a pesare, però per l'amor del cielo, nel senso a noi alla fine viene chiesto solo di stare a casa, quindi sono lamentele naturalmente superflue quelle che sto facendo, però era più che altro per ragionare con voi, per condividere con voi un po' il mio stato d'animo. Io cerco sempre naturalmente di mostrarvi felicità, contentezza, e volevo ringraziarvi tantissimo, ma veramente tantissimo, per tanti messaggi che mi scrivete, tanti commenti e messaggi magari anche privati su Instagram. Per ringraziarmi della compagnia che vi faccio, della solarità, comunque del positivo che vi trasmetto, e vi ringrazio moltissimo, insomma, di questo. Io cerco naturalmente sempre di riprendere momenti di gioia o comunque di normalità, ecco, non è che sempre nel momento un po' così accendo le videocamere, però mi sembra anche giusto viversi questo periodo con tutti gli aspetti che appunto ne comporta, quindi la positività, stay strong, ci alleniamo insomma insieme, vi faccio vedere su Instagram, però capitano anche momenti un po' no. Un'altra cosa che volevo, visto che insomma stiamo a fare questa chiacchierata, intanto che l'infuso va, una cosa che mi piacerebbe di più nel canale o in Instagram, mi piacerebbe più un'interazione da parte vostra, e molte mi dicono che mi seguono con affetto, e poi nelle parole che scrivono effettivamente appunto me lo dimostrano, però poi mi dicono non commento mai su YouTube, non commento mai su YouTube. Io vorrei farvi passare una cosa che per me, voi mi conoscete perché io faccio video, quindi vi do modo appunto di conoscere almeno in parte insomma la mia persona, la mia vita. Noi che siamo da quest'altra parte possiamo conoscere voi solamente se ci scrivete, se ci commentate, quindi ora non è per forza il commento su YouTube, anche se magari mi fa piacere leggervi appunto sotto ai video, ma anche su Instagram, insomma vorrei un po' più di interattività, ecco, diciamo di scambio.
ma semplicemente perché mi piacerebbe, ecco, a me piace moltissimo confrontarmi con voi. Sapete che non ho mai avuto problemi neanche a confrontarmi con persone che magari la pensano diversamente da me, proprio perché se fatto appunto con educazione e rispetto, a me il confronto piace moltissimo. Non è che il commento sotto al video deve essere per forza quanto sei bella o quanto sei brava, insomma, può essere appunto di vario genere, però io vi invito sempre a commentare sotto al video, però mi rendo conto che magari rispetto alle visualizzazioni il commento è sempre un po' più superfluo, insomma, no? Però magari in tante mi scrivete, ho visto su Instagram, in privato ho visto il video, e mi commentate magari in quella maniera, oppure magari mi scrivete, mi dite che mi seguite da tanti anni, però che avete vergogna, insomma, a commentare appunto su YouTube. Vabbè, io questo lo capisco, lo rispetto naturalmente, infatti va benissimo anche se mi scrivete appunto su Instagram, però mi piacerebbe tantissimo avere appunto più confronto con voi. E cioè, è una cosa della quale io, tra virgolette, un po' soffro, nel senso che vedo che il video magari lo vedete, perché che ne so, è visualizzato, però poi alla fine non c'ho tanto riscontro a livello di commenti. E mi pongo un po' anche il perché, ecco, insomma, mi chiedo, ma perché, insomma, magari sotto altri video vedo tantissimi commenti di tantissime persone. E come invece non interagiscono, non lo so, però ecco, era per esternarvi un po' questa cosa, perché io ho molto piacere, insomma, a parlare con voi, a conoscere chi mi segue, ecco. Quindi sono una persona sempre molto disponibile, rispondo sempre a commenti, rispondo sempre su Instagram. Insomma, ripeto, mi piace il contatto appunto con la gente, quindi mi piace potermi confrontare con voi, solo che per me l'unico modo di conoscervi è solo se voi appunto mi scrivete. Niente, vabbè, questo era solo un piccolo appunto. Io sono contentissima dell'affetto che comunque mi dimostrate, per l'amor del cielo, però magari mi piacerebbe qualche commentino in più, giusto per potermi confrontare con voi, perché sennò io pubblico il video, qualche commento sotto, però per me finisce là. Magari invece per voi è un appunto una compagnia extra, insomma, nel senso, cioè una compagnia continua di, non so, 20 minuti di video. Per me, una volta che lo pubblico, se non c'è interazione sotto nei commenti, finisce un po' là e mi dispiace, ecco. Comunque, ho fatto un pippone di 7 minuti, ragazze. Ebbene sì, io faccio colazione, poi vediamo un attimino come si svolge questa giornata. Sicuramente mi andrò ad allenare e andrò a fare appunto il continuo del secondo livello del 30 Days Shred di Jillian Michaels. Mi chiedete tantissime informazioni su questo programma, perché vi condivido magari dei piccoli video su Instagram. Se non mi seguite su Instagram, come sempre, sempre LittleSnake90, quindi facilissimo. È un programma che ho seguito tanti anni fa. E una volta si trovavano i video su YouTube. Sono 3 video per i 3 livelli appunto da seguire, dura 30 minuti, più o meno una trentina di minuti a video. So che c'è difficoltà a trovarlo in questo momento su YouTube, so che, perché mi ha segnalato qualcuno di voi, che si trova anche su Amazon, tipo il cofanetto con i vari CD. Personalmente è un allenamento che in passato appunto ho seguito e mi ha dato degli ottimi risultati, e quindi per, insomma, evitare di stare troppo sul divano in questa quarantena, ho iniziato con il Walk at Home, che so che in tantissime avete iniziato dopo che vi ho appunto parlato di questo canale. Secondo me è una ottima soluzione per, diciamo, muoversi un pochino senza affaticarsi troppo, perché magari uno è poco allenato. Io dopo 2 settimane di Walk at Home, 10-15 giorni, ho deciso di cambiare un pochino allenamento, farlo leggermente più difficilotto, quindi ho iniziato appunto il 30 Days Shred, che mi permette, oltre al cardio, quindi magari a scendere di peso, così mi modella un pochino il corpo, perché ti aiuta più che altro a perdere centimetri. Infatti quello che uno deve verificare ad inizio e a fine percorso è appunto i centimetri persi più che la bilancia. Quindi io purtroppo non posso aiutarvi, nel senso che so che al momento non si riesce appunto a trovare, non si riescono a trovare più i video su YouTube. Però mi mette molta carica, e me ne mettete anche voi, insomma, quando mi commentate. Qualcuno mi ha chiesto anche di fare magari una live o di allenarmi appunto insieme a voi. Io non penso che farò una cosa del genere, nel senso che non ho minimamente le basi per potervi
per poterci allenare insieme, nel senso che uno può farlo con proprio il discorso di ci alleniamo insieme, nel senso nello stesso momento, ma non mi sta insegnando nulla perché non sarei in grado di insegnarvi nulla. Non sono così allenata neanche da magari eseguire, come si dice, i movimenti, gli esercizi proprio perfettamente. Alcuni per me magari risultano un pochino più difficili, quindi faccio una versione un po' più facilitata dell'esercizio. Però niente, quindi mamma mia quanto chiacchiero e niente, quindi facciamo colazione, sicuramente questa mattina mi allenerò con questo programma. Se avete modo appunto di reperirlo, di prenderlo su Amazon, io sicuramente è un programma che vi consiglio. Io logicamente in questo momento non sto seguendo una dieta, insomma, alimentare, quindi cerco di regolarmi anche perché sapete che il mio intestino non è che tollera un po' tutto, quindi cerco di regolarmi, però è pur vero che soprattutto nelle settimane passate abbiamo cucinato tantissimo, fatto tantissimi piatti sfiziosi, adesso è un po' rallentata l'euforia, ma più che altro perché io devo darmi una regolata anche per questioni appunto intestinali. E sicuramente questo allenamento legato ad una dieta alimentare può dare ottimissimi risultati. Io mi sento già più sgonfia, insomma, pur continuando a mangiare nella normalità, magari con cose meno complicate, meno condite, però non sto seguendo proprio la dieta, ecco. E niente, vabbè, basta, che vi ho ammorbato abbastanza. Ok ragazzi, pronte per allenarci e cominciamo. Ragazze, dopo un allenamento facciamo una bella doccia. Ok, ragazze, doccia fatta, mi sono cambiata, ho messo sempre dei abiti per casa, i capelli non li ho lavati, li andrò a lavare penso domani, perché ragazze, allenandomi tutti i giorni, non posso lavarmi i capelli tutti i giorni. Indebolirei troppo, quindi resisto, tanto si sta in casa. E quindi oggi mi faccio una bella coda perché sta facendo caldo questi giorni, quindi ok, adesso andiamo di là. Devo assolutamente lavare a te, cioè passare aspirapolvere e vaporetto a terra perché pavimento, pessime condizioni proprio. Ok, diamo una sistemata alla camera, rifacciamo appunto il letto, tiriamo su appunto le lenzuola, così poi passo aspirapolvere e vaporetto.
Ok, letto rifatto, come vedete, con la nuova trapuntina di mezza stagione. Anche i cuscini andrò a cambiare a breve perché ieri li ho lavato. Questo lo mantengo, quelli dietro che sono un po' pelosetti, come vi ho già detto in un altro vlog, vado a sostituirli con delle fedre che avevo di una vecchissima collaborazione. L'ho messi appunto a lavare, ieri si sono asciugati col sole, quindi devo solo dargli una stirata e poi posso sostituire. Ok ragazzi, ho passato aspirapolvere e vaporetto in tutte le stanze, mi manca solo di qua il salone. E voilà, anche sistemato appunto il salone, adesso si asciuga e poi passo anche il vaporetto sul tappeto e lo rimetto appunto al suo posto. Ok ragazzi, la casa è completamente sistemata, io sto avviando appunto il pranzo anche perché un po' tardi, ho fatto una videochiamata con i miei, quindi insomma abbiamo perso. Siamo stati un po' di tempo con loro appunto al telefono. E allora, mi si sta spegnendo la macchinetta, comunque metto a fare oggi, penso mangerò del minestrone, questo qua surgelato, poi magari me lo frullo, adesso metto magari a tostare un pochino di pane e poi forse così me lo smaltisco, lo finisco, mangio questa hamburger di tacchino e questo sarà appunto il mio pranzo di oggi e nulla, preparo. Niente ragazzi, allora io vabbè, ho pranzato, adesso è già un pochino che sto qui sul divano perché sto editando, insomma sto un po' così al PC e già mi sono preparata poi la serie da continuare a vedere. Niente, io volevo chiudere appunto questo vlog, ho chiacchierato tantissimo quindi la finisco qui per oggi e niente, mi scuso per avervi ammorbato un pochino durante l'inizio del video, però ogni tanto ci tengo insomma a esternarvi un pochino quello che penso. Nulla, se vi fa piacere come il discorso appunto di inizio video, vi aspetto qui sotto con i commenti e niente, se vi fa piacere vi aspetto al prossimo video.